Via della Lana o Via degli Abruzzi, così veniva definito nel XV secolo la via che univa Firenze a Napoli in questo itinerario della filiera della pecora. In Abruzzo trova terreno fertile e eccellente lavorazione e trasformazione della lana, favorita dall'abbondanza delle acque, elemento fondamentale per la tintura naturale dei filati e forza motrice per le gualchiere, elemento preindustriale per la manifattura laniera. Le fasi della filiera della lana sono tosatura, lavorazione e produzione e tutte venivano e vengono tuttora realizzate nella filiera locale abruzzese. La lana d'Abruzzo nasce da un progetto Lana d'Abruzzo, mirato al recupero della filiera della lana abruzzese di pecora sopravvissana, una razza attualmente in via d'estinzione. La sua lana proviene da allevamenti certificati bio e filati in Abruzzo in Nuova Filanda dal 1963. I prodotti 100% made in Italy, ma ancora di più made in Abruzzo, sono sostenuti da un attento lavoro di ricerca e sviluppo, dall'allevamento alla filanda, condividendo saperi e obiettivi e lavorando a stretto contatto con i fornitori, condividendo saperi e obiettivi per offrire ai clienti prodotti di qualità, certezza della filiera, sostenibilità economica ed ambientale, ma anche consulenze e guida al miglior acquisto. La lana del Gran Sasso è un prodotto di pregio per le sue proprietà intrinseche, su tutte la biodegradabilità. La fibra è lavorata senza l'ausilio di mischie o miscele sintetiche, con cui il processo di decomposizione può arrivare da 200 ai 400 anni. Alla base della fiorente filiera troviamo le Merinos, pecore calibrate per immergersi e riemergere dalle acque del fiume senza annegare. Queste venivano fatte passare lungo un percorso che prevedeva un salto nell'acqua del fiume, in modo che la lana si lavasse. Ha sfruttato l'opportunità del progetto Pecunia per la valorizzazione della lana prodotta in aree protette come il Parco Nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga o altre forme di investimento? Allora, io non ho sfruttato questo progetto, non ho acquistato lana dal progetto Pecunia, ma mi sono rifornita da altri fornitori, comunque abruzzesi o comunque a livello nazionale. La sua attività può definirsi remunerativa? Non posso dire che si guadagna bene, nel senso che è un prodotto di nicchia, quindi è rivolto a un determinato pubblico. L'artigianato dovrebbe essere valorizzato molto di più, secondo me, e quindi ci potrebbero essere dei guadagni maggiori. Signora Cinzia, sarebbe così gentile da illustrarci il processo di lavorazione? Oggi sono qui per mostrare il mio lavoro, che consiste nella tintura naturale. Dal 2010 ho iniziato questa attività. Io sono un architetto che però ha deciso di mettere da parte la mia professione e dedicarsi al mondo naturale. Ho sempre vissuto in campagna e quindi l'amore per le piante c'è sempre stato e ultimamente si è amplificato di più. E quindi ho deciso di trasformare il mio lavoro e tingere le lane e i tessuti in modo naturale, mettendo da parte quindi i colori chimici e scegliendo di recuperare dei scarti anche alimentari o delle piante tintorie che ci sono nel nostro territorio. In che cosa consiste la tintura naturale? Si utilizzano delle fibre naturali, che in questo caso è un filato, appunto un filato abruzzese. Forse questo è uno dei primi, è filato anche a mano, potrebbe appartenere al progetto Pecunia, alcuni filati, qualcosa potrebbe derivare da quel progetto, oppure insomma ci sono altre lane che prendo del territorio abruzzese e anche italiano. Quando parliamo della lana, viene tolto un primo strato di lanolina, che è un grasso che sta sulla lana, e quindi per poter accogliere il colore questo strato di lanolina viene lavato facendo un primo lavaggio comunque delicato.